Amici lodatori del sole, io sono felice, siamo tornati sulla rubrica Happy Gamer per il secondo episodio su questi diciamo video che sto facendo, non proprio una serie, ne farò solo alcuni, dedicati a State of Decay, l'ultimo DLC, ovvero Lifeline. Non ricordo precisamente dove eravamo arrivati la volta scorsa, quindi diamo subito uno sguardo alle missioni, forse da quale vediamo meglio, vediamo un po'. Qui c'è lo stato. Sì, direi che il diario è questo, quindi vediamo un po'. La missione di approvvigionamento con Kilo. Dovevamo aiutare appunto il tizio a fare un po' di rifornimento. Quindi andiamo a vedere dov'è la zona. Allora, qua c'è qualcosa che ci indica di qua, ma dobbiamo salvare la signora Julien Corno, che probabilmente sarà parente del dottor Corno che abbiamo già salvato, credo. Se no c'è la missione lì dove di approvvigionamento col tipo. Io direi che, dato che questa sembra un po' in pericolo, potremmo andare a dare una manina alla tizia. Che ne dite? Allora, per fare questo, direi innanzitutto che ci serve qualcuno da portarci dietro. Così, in caso di morte, qua c'è la nostra sosia che ci accompagna sempre. Direi che possiamo chiedere ancora a lei. Allora, vieni con me. Perfetto, è la sosia. E per par condicio, per non fare una cosa proprio full lesbo, invitiamo a... Ah, questa è di colorazione nera, quindi sicuramente per il nostro trio lesbo potrà contribuire con molto, tanto, tantissimo, vastissimo. Quindi... Perfetto. Perché non mi segui? Non sono abbastanza bella? Non può, va bene. Tu, tizio, sembri un po' più sfigato, magari... Non può accompagnarti in questo momento. Va bene, andiamo solo io e la tipa. Sarà una cosa tra noi. Allora, l'uscita qua. Che violenza. Cerchiamo una macchina semildecente. Tipo questa. Mi dispiace, Zombo-kun. Addirittura. Ma levati. Contro il palo, ecco. Mamma mia, ci sono riuscito, ragazzi, è stato bellissimo. Allora, vediamo un attimo che strada dobbiamo fare. Quindi si esce da qua. Cos'è questo segnale ambiguo? Boh. E niente, proseguiamo dritti per un bel po', direi. Quindi si va di qua. Oddio. Di qua. E adesso speriamo di non incontrare mandrie di zombie inferociti. No, volevo accattarti sotto. Che dispiacere proprio immenso. Cadaveri. Lì c'era una rampa proprio per la serie salta. Passiamo di qua. Oh. Punto siamo. Ok, ancora un bel po', direi. Tieni premuto B per il freno a mano. Premi X per un. Quindi, come sempre, se vi chiedete come si fa per un si fa quello, insomma. Qua c'è una macchina sportiva, ma che bella, ma ne teniamo la nostra. Questi volevo spiattellarli un po' meglio, ma non si può. Noto per gli sviluppatori. Far splatterare i cadaveri. Dovremmo essere quasi arrivati. Sì, quasi. Tizio, tizio, tizio! Rampa, rampa, rampa! Ah! Stupendo. Qua. Salve. Come va? Are you here for us? We have a medevac down the road. We're looking for Dr. Julien Horn, Thomas Horn's wife. Ah, la moglie. Ex-wife, ok. Yes, please get us out of here. Si vede che il dottor Corno gli ha fatto le corna. So this is about Tom? Ok, basta. I'm Sarà sorry, Dr. pessimo. Horn. Your husband is dead. Ex-husband. Oh. È morto, mi spiace. The brass thought you might know something about his research. Dov'è la... Ah, ok, di qua. I'm a surgeon. I didn't Ci have time stiamo to tutti listen to Tom's qua? obsessive theories. He Dai, siamo in practically quattro, papered in our house. teoria. Oh, crap. You don't want me. You want his notes. Sì, The house infatti, non isn't too voglio far te, from voglio here. I'll i show suoi you where to go. appunti. A casa degli Horn. Ah, ok, è vicina. Aspetta, dov'è che devo scendere? Possiamo scendere qui, ok. Magari se non ci schiantiamo. Di lì si passa. Sì, di lì si passa. Ok, bellissimo!
Stupendo, stupendo. Questo. Sta frenata apposta per. Ok, ancora un po'. La mappa è girata dal lato in cui stiamo guardando, quindi mi confonde un po'. Ma dovremmo esserci quasi. Ecco, dovremmo uscire qui, credo. Da che parte? Di qua. Giusta? Giusta. Op. C'è una tanica di qualcosa. Nuovo punto di ispezione scoperto. Va bene. Sotto! La casa del dottor Corno è questa. Don't tell me. That's your house. Ecco. Sgomina l'infestazione. Va bene. Ammazzate proprio. Sto pure panzone. Sto con la maglietta punk alternativa. Proprio male, proprio malissimo. No, il panzone! Ah, sono scompato. E cosa? Ti sei vecchia alla tua età? Magari non proprio... Ok. Ciao, lascia morire i tuoi compagni. Basta. Mangia qualcosa per... Dai, su. Allevia il dolore, non abbiamo niente. Ti levi, per piacere, grazie. C'è qualcun altro, vediamo un po' nel cucinino. Non... ti devi levare. C'è questo. Chiudi la porta. Ho detto chiudi la porta, bravo. Ma nel cesso non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Oddio, qua c'è un... Oddio! Devi dirmelo che ti stavano. A te la maglietta di questo porcellino. Chiudi la porta. Dove è stata questa fino adesso? Ok, dobbiamo ispezionare tutto. Cominciamo da qua. Tieni premuto per cercare più velocemente. Pur non si sa. La quanta roba c'aveva. Cioè, questo sotto il televisore, ragazzi, c'aveva medicine, va bene. Una pistola, va benissimo. Uno spadone, un tagliacarte. E chi più ne ha più ne metta. Oddio, salve. Devi levare. Qua c'è qualcosa da esplorare. Qua. We're good. Greyhound 1 to Black Friday. We're en route with Dr. Horn. Let Doghouse know we're ready for extraction. Ma niente. La nostra arma è ancora integra. Sì. Oh, ci pensate voi agli zombie, arrangiatevi. Padelle, orologio, timer per le uova. Ma non cercate voi, mi raccomando, non fate nessun tipo di fatica. Beh, nel cesso non penso ci sia niente. Però qua c'era la camera. C'era la camera da letto, gente che. Bam! C'era la camera. Qua, vediamo qui nell'armadio. Punti di ricerca. No. C'è una wakizashi. Perché non usare la wakizashi? Scusate. Equipaggia. Guardate, siamo degli spadaccini adesso, samurai. Qua, appunti. Niente. Dove sono gli appunti di questo? Ma non è che li abbiamo già trovati per caso? Secondo me li abbiamo già trovati ed erano tipo qua, dove cercava la tipa e ce li ha già. Poi, esatto, in teoria il coso mi dice di andarmene, quindi secondo me... Sulla fiducia, ragazzi. Magari poi riguardando il video me ne accorgerò.
Oh mio Dio, sbucano dalle fottute pareti. Prendiamo sto... questo qua, guardatelo, c'è il taxi con sopra il coso... Sembrava quello di Breaking Bad. Sì, sembra quello di Breaking Bad. Oddio, sono un po' tanti. Ragazzi, mollateli lì. Se ne frega. Pizza, qua c'è scritto pizza. Un ottimo motivo per andarcene. Ti aiuto io. Ti aiuto io, ti investo, ti aiuterò investendoti. Ce la posso fare. Ti ho aiutato. Ti ho investito. Grazie, stavo scendendo. Puoi alzarti, eh. Alzati. Bravo. Brava, maschio, femmina, chiunque tu sia. Ma siamo tutte femmine. Forza. Non c'è tempo qua, la consegna della mia pizza è sempre puntuale. Ok, di qua torniamo indietro. Sta macchina proprio mi ispira una solidità, una resistenza che... spaventosa, eh. Oddio. Oddio, sto andando a fuoco. Oddio, sto andando a fuoco. Direi che forse scendiamo. Mi direi che è meglio andarsene. Poi vedetela, vedetela dal vostro punto di vista, ma... ce la puoi fare, eh. Ho fiducia in te, bravo. Tanto vediamo la strada. Ok, siamo quasi arrivati. Forza, devi entrare, veloce. Guarda che mi fai entrare... schifoso. Oh. Di qua. Pam. Contro la Leech Medical. Pure sbagliato strada. Fuck. Qua. Corri. Venga, venga. Il cadavere di suo marito è da questa Doctor, parte. Keep away from the gates, but stay where I can see you, all right? You get in trouble? I wanna... No, no, anche se sai vai in trouble non ti aiuto. Hai salvato la dottoressa Giulia nel suo assedio zombie in arrivo. Non mi sembra rassicurante. Oddio, sì, stanno per arrivare un... cosa posso fare? Non si può chiudere qua le cose. Non si può. Prima ondata, ecco. Non si può serrare la roba. East. Ah, da sta parte. Dove siete? Ma ce n'è uno. Ma è lontano. Ah, alla faccia. La mira che si muove da... Oddio il panzone che si arrampica. Bam, headshot. Addirittura. Usiamo il mouse per sta sessione, dato che bisogna sparare molto più comodo. Mirare col mouse. So fare gli headshot. Arrivano solo da lì, vero? Mi sa che... mi sa di no. E infatti... arrivo! Con la spada accinata! Ok. Un po' spompato, non ho niente da mangiare, ovviamente. Oh, molotov. Qua lanciamo una molotov. Oh, cazzo. Bam, via, bam. Bam.
bellissima quest'arma. Però devi prendere fiato. Ce n'è ancora tanti, non credo. Muori. Maybe not. Allora, qua sembra tutto a posto. Dov'è che stanno arrivando? Forse ce n'è ancora uno. Cos'è sto schifo? Mamma mia! Steve Pacco mi ha aiutato. Assedio interrotto. Ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta. Questo è stato epico. Mi è piaciuto, proprio bello. Che la volta scorsa ho criticato un po' il gioco. Cioè non ho detto che fa schifo. Ho detto solo gli aspetti, secondo me, a mio parere, come critico di videogiochi, recensore, cosa non mi piaceva. E tipo è arrivato uno, un pazzo, che fa: eh, non puoi dire, sto gioco è bellissimo, non capisci niente. Tranquillo, calmati. Mangiati una pizza, calmati. Nuova base, prenditi del tempo per esplorarla. Apri il tuo diario per costruire e migliorare le strutture. Oh, finalmente. Oh, guardate che si può finalmente adesso potenziare le cose. Così me le studio bene, ragazzi. Nel prossimo episodio magari vi mostro un po', facciamo un po' di gestione, eh? Costruiamo un po' di cose, rinforziamo, eccetera, eccetera. Bene, ragazzi, direi che per questo episodio è tutto. Non lo faccio molto lungo perché poi la lunga stanca, nel senso annoia, State of Decay. Quindi facciamo episodi intorno ai 20 minuti. E niente, iscrivetevi al canale, continuate a commentare. Non fate le teste di merda se ho detto, se critico questo gioco ed è il vostro gioco preferito. Accettate semplicemente l'opinione degli altri. E niente, ricordate la cosa più importante, cioè... lodate il sole!